Benvenuti all'approfondimento con quelli che sono gli appuntamenti politici di Radio Metropolis, che troverete come sempre su tutti i nostri canali, anche i canali social, e ovviamente su Metropolis Quotidiano e sull'edizione digitale. Parliamo di politica perché il 14 e il 15 maggio si rinnovano diversi consigli comunali, il più importante in Campania, ma non solo, perché una delle città più popolose che va al voto è quello di Torre del Greco, che dovrà appunto dare un nuovo sindaco alla città. Abbiamo ospite con noi, saluto e ringrazio per questo, Luigi Caldarola, consigliere comunale uscente, candidato per le prossime amministrative, con una coalizione, poi ne parleremo in maniera approfondita, che si ispira ad un interessantissimo progetto che è quello di Bacoli. Anzitutto, cosa l'ha spinta a candidarsi e soprattutto a rompere quello che sembrava un duopolio ormai scritto, da una parte il centrodestra, da una parte il centrosinistra? No, la mia candidatura è una candidatura di condivisione, principalmente, mentre i due competitor che mi sfideranno alle prossime elezioni nascono da una candidatura nel centro-sinistra imposta dal Partito Democratico, nel centro-destra si è autodeterminato l'ex sindaco, la mia nasce da un momento di condivisione con le forze civiche che si sono ritrovate in questi mesi, nei mesi scorsi, ad affrontare questo percorso, e alla fine la sintesi ha trovato una convergenza sul mio nome che rappresenta, io non rappresento me stesso, ma bensì rappresento un gruppo di cittadini, cittadine giovani e meno giovani, che ha inteso di provare a cambiare la città facendolo anche nella scelta del candidato sindaco in maniera diversa dal solito. Lo abbiamo scelto in maniera democratica e questo secondo me è un punto a nostro favore. Ecco, lei è in campo a Torre del Greco col sostegno di Giosi della Ragione, sindaco di Bacoli, che nel territorio flegreo sta portando avanti una vera e propria rivoluzione civile. Da che parte la si voglia vedere, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi che cosa l'ha convinta di quel progetto? Giosi ha fatto un qualcosa di rivoluzionario, è quello che stiamo provando a portare a Torre del Greco. Giosi ha preso in mano una realtà complicata, una realtà con un tessuto sociale difficile, e l'ha reso quasi, la definisco una bomboniera. Bacoli oggi è invidiata in tutta la provincia di Napoli e non solo, come un modello di buona amministrazione. Ecco, quello a cui noi puntiamo come coalizione dei cambiamenti è i modelli di buona amministrazione. Bene Bacoli su tanti aspetti, quello turistico, quello di riqualificazione del territorio, quello che guarda con attenzione alle esigenze dei cittadini, ma bene anche altri modelli di buona amministrazione, come posso immaginare Portici, che è un modello efficiente dal punto di vista dei rifiuti, o anche altri modelli che insomma possono ispirare il nostro progetto. Sicuramente Bacoli è stato un po' il faro in questo momento, è quello che ci ha dato la forza anche di provare a credere in un progetto che è veramente rivoluzionario e che guarda al cambiamento in maniera forte. Questa stessa rivoluzione secondo lei può essere applicata anche a Torre del Greco, e se sì con quali difficoltà? A Torre del Greco deve essere applicata questa rivoluzione. Io faccio il consigliere comunale, sono un consigliere comunale uscente e ho sempre ascoltato i cittadini dire determinate cose della classe politica locale. Hanno sempre detto che c'era bisogno di un cambiamento e c'è bisogno di una rivoluzione. Con chiunque parli a Torre del Greco mi dice c'è bisogno di facce nuove. Bene, noi abbiamo persone competenti, perché le volevano competenti, le abbiamo trovate competenti che ci hanno messo la faccia. Abbiamo persone nuove, giovani e anche meno giovani, ma che hanno avuto voglia di scendere in campo e provare a fare qualcosa di diverso, senza lacci e lacciuoli con la vecchia politica. E quindi abbiamo immaginato di cambiare totalmente la classe politica locale. Oggi Torre del Greco non ha più scuse. Torre del Greco o cambia, e lo dico in maniera forte, o Torre del Greco caccia gli attributi come città e cambia il modo di vedere la politica cittadina, non un modo clientelare e basato sulle promesse che negli ultimi 30 anni hanno distrutto la città di Torre del Greco. Questo è il momento, o lo fa adesso o non potranno lamentarsi i cittadini di Torre del Greco domani mattina di aver scelto una classe politica incapace, che è la stessa classe politica che oggi ci ritroviamo. Quindi se si sceglie noi, si sceglie il cambiamento. Mi riallaccio a quello che diceva, la città è stata macchiata proprio negli ultimi anni da questa inchiesta sul voto di scambio.
Lei ha anche lanciato dalle colonne del nostro giornale, in una serie di interviste e anche di articoli, questo allarme. È un fenomeno ancora presente, secondo lei? Io credo che nel tessuto sociale di Torre del Greco riecheggi ancora questa pratica, purtroppo. Mi sento dire che in campagna elettorale oggi assistiamo, come al solito, alle solite promesse o alla svendita della propria dignità. E credo che purtroppo esista a Torre del Greco, così come in tante città della provincia di Napoli. Ecco perché qualche giorno fa lanciamo un appello alle istituzioni, alla prefettura, di alzare il livello di attenzione, perché prima di arrivare al disastro, così come è stato nel 2018, possiamo prevenirlo, possiamo frenare questo sistema e questo modo becero di andare al voto. Noi denunceremo come coalizione qualsiasi atto che venga a nostra conoscenza che possa essere definito come voto di scambio. Lo faremo senza paura e senza la preoccupazione di quello che possano essere delle ritorsioni, perché potrebbero succedere. Noi lo faremo in maniera forte e attenta. Io spero che le istituzioni intervengano adesso per evitare che si arrivi poi a quello che è successo nel 2018. Le liste all'antimafia? Le liste all'antimafia non le abbiamo inviate, le potremmo inviare tranquillamente perché non ci sono. Questa è una cosa a cui non abbiamo pensato al momento di inviarla, però è una possibilità. È una possibilità che si può sicuramente valutare. Chiudiamo con quelli che sono i punti fondamentali del vostro progetto politico per Torre. Su che cosa concentrerete nell'ipotesi di una sua vittoria l'azione amministrativa a Palazzo Baronale? Noi abbiamo immaginato una coalizione sostenibile. E sostenibile, quando io intendo una coalizione sostenibile, non parlo solo di la classica sostenibilità. Sostenibile comprende tante sfaccettature. Siamo una coalizione sostenibile perché immaginiamo dei modelli di welfare o di politiche sociali attivi e che possano guardare veramente alle esigenze delle fasce deboli, attivando dei servizi. Posso immaginare che Torre del Greco manca un centro polifunzionale insieme ai disabili, non esiste pubblico. Immaginiamo di realizzarlo, perché in realtà è già in cantiere un centro polifunzionale. Noi immaginiamo di farlo nascere a Santissima Trinità, come immaginiamo un modello di rifiuti basato su un concetto pubblico, quindi una partecipata pubblica, così come è nei modelli virtuosi che ho citato prima, Portici, Bagoli, un modello che possa quantomeno togliere quell'alone di ombra su determinate procedure amministrative che spesso sono alla cronaca per fatti giudiziari. E quindi immaginiamo anche una città più smart, più giovane, una città che possa guardare a un rilancio turistico. Io voglio ricordare, noi siamo una città che ha un santo, che è San Vincenzo Romano. Alcune città anche del meridione hanno puntato tutto sul turismo religioso. Noi lo faremo partendo dalla base. Io ho proposto e mi impegno a farlo, una volta vinte le elezioni, a proclamare San Vincenzo Romano patrono di Torre del Greco, perché secondo me è il primo tassello. Non basta, ovviamente, ma il primo passo è avere un legame forte col nostro santo. Oppure posso ancora immaginare anche una rivalutazione totale della Litorania. La Litorania è abbandonata a se stessa oramai da anni, dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra città, perché siamo il lungomare più lungo della costa vesuviana, 2,5 km di lungomare, totalmente abbandonato e non rivalutato. Così come voglio partecipare a un'iniziativa che hanno fatto alcuni miei candidati, una lista in particolare, che è quella di Per il Rilancio. Abbiamo definito che in 1,2 km ci sono tutti i tesori di Torre. C'è l'ipogeo delle anime, c'è la basilica, c'è la casa del santo. Ecco, nelle prossime settimane, in realtà sabato, noi saremo in città presenti con questa attività, proprio per rivalutare le nostre bellezze e lanciare anche un po' quello che noi immaginiamo di turismo in maniera pratica, perché a Torre del Greco ci sono dei tesori che potrebbero essere invitati nel mondo e noi immaginiamo di rivalutarli e rivalorizzarli. Bene, allora io ringrazio Luigi Caldarola, a cui ovviamente facciamo l'in bocca al lupo per questa competizione elettorale, candidato a sindaco a Torre del Greco. Grazie, ci rivedremo ovviamente anche nei prossimi giorni e ci risentiremo. Grazie, arrivederci.